Oggi come si sono mossi? Con l'auto, con me, si sono mossi tranquillo. Poi sicuramente utilizzerà il mezzo pubblico. Anche se entro più tardi preferisco comunque arrivare un attimo prima in macchina e aspettare piuttosto che muovermi con i mezzi pubblici. Ingressi scaglionati e per i più grandi il ricorso anche alla didattica online, questo per evitare affollamento sui mezzi pubblici nell'orario di punta. È il primo giorno di scuola, siamo a Como in Piazza Vittoria, mancano pochi minuti alle 8. Dopo mesi di stop imposti dalla pandemia i ragazzi tornano a scuola, ma sui mezzi pubblici almeno per il momento non si stanno verificando situazioni difficili, ce lo hanno raccontato i ragazzi, ce lo hanno detto anche i genitori che comunque hanno preferito almeno per oggi e probabilmente lo faranno anche nei prossimi giorni, accompagnarli in auto. Io arrivo da Bulgaro Grasso e mi ha accompagnato mia madre con i miei due fratelli. Però non lo so, cioè questa settimana ci accompagna lei perché abbiamo gli stessi orari. In questi giorni abbiamo deciso di accompagnarli con la macchina perché coi pullman non sapevamo come andassero le cose. Però poi l'idea e che le cose vadano meglio e possa essere più autonomo possibile. I riflettori erano inevitabilmente puntati sugli studenti più grandi che si muovono in autonomia, appunto con i mezzi pubblici. Qualche disagio è stato segnalato sulla linea C50 in arrivo in città nell'ora di punta. Le preoccupazioni della vigilia non sono mancate sia tra gli autisti che tra gli altri utenti dei bus. Per la prima giornata ho fatto i conti ogni fermata. Faccio un servizio che posso fare una cosa così, faccio una corsa extraurbana e posso permettermi di fare questa, ma non tutte le corse è possibile. E comunque avevo un ritardo di 6 minuti. Entrano tutti scaglionati i ragazzi, io comunque ero normale, non ero strapieno. Vediamo più avanti perché oggi orari ridotti anche per ragazzi, che mio figlio è ancora a casa, che dorme. No, speriamo bene. Comunque il bus che prendo io passa ogni mezz'ora, quindi bene o male riesco ad arrivare a lavoro in tempo. Quindi non eri particolarmente preoccupato? No, l'unica preoccupazione che c'è è che effettivamente anche durante, io sono sempre andato a lavorare anche durante il periodo del Covid, durante il lockdown. L'unica cosa che le normative, tante volte mi capita di vedere gente con la mascherina abbassata, quando c'era l'obbligo dei guanti tanti non li mettevano. Sono le 8:20, siamo a Camerlata, come vedete i volumi di traffico sono tornati quelli di sempre, del resto è una giornata di lavoro e di scuola. Fuori dal Giovio ci sono le prime e le seconde, ci sono tanti ragazzi ovviamente muniti di mascherina che sono pronti ad entrare in classe. Da via Pasquale Paoli fino a Lazzago qualcuno, potendo scegliere, ha utilizzato la propria moto, ma come detto sono molti i genitori che per il primo giorno hanno accompagnato i figli, in particolare i ragazzi più piccoli che iniziano la prima superiore. Essendo il primo giorno, insomma, ho preferito accompagnare con la macchina, però da mercoledì, che l'orario sarà quello regolare dalle 8:10, arriverà in treno con la fermata qui a Grandate e poi farà il pezzettino a piedi. Il servizio pubblico è pronto ad affrontare questi mesi ancora di emergenza e ovviamente il ritorno a scuola? Per quanto riguarda le Ferrovie Nord, secondo me sì. Sono un po' più perplessa per quanto riguarda gli autobus.